Parlare di lavoro di partecipazione in Olivetti significa occuparsi di una storia unica e purtroppo irripetibile, una storia fatta di modernità e di socialità, in cui l'azione del fondatore Camillo si intreccia saldamente con quella del figlio Adriano che prese le redini dell'azienda su indicazione del padre. Ripercorrendo le tappe numerose delle realizzazioni in ambito sociale, possiamo dire che sin dal 1908, l'anno di inizio della produzione delle macchine da scrivere nella famosa fabbrica dai mattoni rossi, si costituì un'associazione mutualistica in cui venivano alimentati i contributi da parte della direzione aziendale e dei lavoratori stessi. Nel 1924 fu organizzato un primo corso di calcolo e di aggiornamento tecnico sia per gli operai che gli impiegati e nel 1932 nacque la Fondazione Domenico Burzio per rafforzare l'assistenza a favore dei dipendenti. Pensiamo che livello di assistenza potesse esserci in quegli anni nel nostro paese. Nel 1934 presero vita i servizi sociali e l'asilo nido per i bambini delle madri lavoratrici. Nel 1936 i lavoratori dell'Olivetti cominciarono a godere di una settimana di ferie in più rispetto a quanto era previsto dal contratto nazionale di lavoro e nello stesso anno l'associazione mutualistica era diventata servizio sanitario di fabbrica e riusciva ad assicurare ai dipendenti e ai loro familiari eccellenti prestazioni sanitarie ed ospedaliere. Nel 1937 Camillo, prima di lasciare la guida aziendale al figlio Adriano, istituì il servizio di trasporti per i dipendenti e l'ufficio delle assistenti sociali, dando vita anche a un servizio per lo studio e l'attuazione delle norme per la prevenzione degli infortuni. Si trattava sicuramente di interventi che di gran lunga precedevano la normativa che lentamente veniva avanti nel nostro paese. Nel 1939, al centro di formazione dei meccanici venne affiancato anche la scuola media e nel 1940 nacque la prima biblioteca di fabbrica. Le lavoratrici madri cominciarono a fruire di 9 mesi di permesso retribuito e si aprirono alla popolazione dei paesi più svantaggiati i consultori igienico-sanitari. Nel 1942, quindi siamo già in pieno clima bellico, furono inaugurati a Ivrea le prime case per i dipendenti. Si moltiplicarono gli asili, ispirati sempre ai metodi più avanzati di educazione attiva, costruiti in siti idonei, così come le colonie marine e montane, ispirato il tutto a metodi avanzati e di educazione attiva e affidati a personale particolarmente formato per la conduzione di queste attività. Le biblioteche progressivamente si diffusero in tutto il territorio del Canavese e raggiunsero addirittura una dotazione di oltre 90.000 volumi, volumi di alta cultura, volumi di sociologia, tecnologici, di letteratura, per cui si svolse anche questa importante funzione di propagazione del sapere nel nostro paese, in particolare in una serie di branche che erano ancora molto arretrate. È bene ricordare anche che il Centro Culturale Olivetti, che accompagnò tutta la vita dell'attività produttiva, accoglieva conferenze e dibattiti, promuoveva mostre d'arte, attività di cineforum e addirittura dotava gli uffici di stampe e di quadri d'autori. Non era negli anni successivi assolutamente raro, magari consumare il pasto in mensa mentre Gassman recitava la Delchi.
Le iniziative editoriali poi delle edizioni di comunità ampliavano l'orizzonte culturale e svolsero per tanti anni una funzione molto importante. Un evento particolarmente significativo che poteva essere destinato a cambiare il corso della storia fu quello che prese il via il 13 maggio del 1948 con la proposta di Adriano Olivetti al Consiglio di amministrazione di trasferire alla fondazione intitolata al padre Camillo un pacchetto di azioni dell'azienda, pensando di alimentare nel tempo i passaggi azionari, addirittura fino a rendere la fondazione azionista di controllo della fabbrica. In questo suo elaborare immaginò di affidare la gestione dell'organismo di controllo della fabbrica a rappresentanti dei lavoratori, degli enti locali e di istituzioni dedite alla formazione e alla diffusione della cultura. C'era tutta la sostanza del suo progetto di comunità. Gli utili aziendali sarebbero stati distribuiti alle maestranze e in opere a favore del territorio. Pensava Olivetti che la ricchezza prodotta nell'ambito della comunità dovesse essere distribuita in modo da eliminare le differenze tra città e campagna, realizzando una sorta di simbiosi tra l'economia agricola e quella industriale. E in proposito, nel 1955, per questa finalità, nasce l'Istituto per il rinnovamento urbano e rurale nel Canavese, che costituisce l'applicazione di questo principio di ridistribuzione sul territorio della ricchezza che veniva prodotta in fabbrica. L'IRUR era in sostanza una holding che non aveva finalità di lucro, che doveva favorire la nascita di nuove attività economiche. E numerose sono state le nascite di attività imprenditoriali che spaziavano in molti settori merceologici. Nella fabbrica, intanto, nel 1956, l'orario di lavoro scese da 49 ore a 45 ore settimanali, determinando per la prima volta in Italia la settimana lavorativa di 5 giorni. Quindi si trattò di un evento straordinario che avrebbe inciso notevolmente sulle abitudini, che avrebbe inciso sicuramente anche sulla qualità della vita e di disponibilità di tempo rispetto alle maestranze. Questo elenco, che è riduttivo, sicuramente spiega in modo ampio per quale motivo i dipendenti della Olivetti fossero considerati una sorta di privilegiati, sia da parte dei colleghi delle altre aziende piemontesi e italiane, e nello stesso tempo per quale motivo Adriano fosse visto come una sorta di pericoloso sovversivo dalla maggior parte del mondo imprenditoriale, letteralmente sconcertato dalle sue convinzioni e dalle sue realizzazioni a favore degli operai, fino addirittura al punto di pensare che gli uffici, gli stabilimenti dovessero essere belli oltre che funzionali. Numerosi sono gli esempi, non dimentichiamo che Ivrea è stata riconosciuta dall'UNESCO patrimonio per tutto quanto il retaggio dell'esperienza di Olivetti, e che furono inaugurate delle fabbriche che erano dei veri e propri gioielli, come lo stabilimento di Pozzuoli, senza aiuto alcuno da parte dello Stato, in cui addirittura da qualsiasi postazione di lavoro era possibile vedere l'ambiente circostante. È evidente che l'anomalia rappresentata da un imprenditore atipico quale Adriano Olivetti strideva fortemente, in particolare in una fase storica in cui stagnava la contrapposizione tra i paesi occidentali e il socialismo egemonizzato dall'Unione Sovietica, perché rompeva l'attività di Adriano uno stereotipo che era quello degli operai sfruttati e dei capitalisti sfruttatori. In proposito, il professor Luciano Gallino,
grande estimatore di Adriano, ricordava come in Italia non esistesse un altro uomo politico, un altro industriale, un altro studioso che negli anni 50 avesse la sua visione anticipatrice. Ricordiamo che nel 1959 dal laboratorio di Borgo Lombardo vide la luce l'ELEA, l'ELEA 9003 nella prima versione, che fu il primo calcolatore elettronico interamente progettato e costruito in Italia, velocissimo per quei tempi. Nel 1961 seguì un modello più leggero e di minore costo, il 6001, che era più adatto alle esigenze delle piccole e delle medie imprese. Sempre il professor Gallino aveva espresso l'opinione che diversi attori del gruppo di intervento che fu chiamato per il salvataggio della Olivetti dopo la morte di Adriano, siamo nel 1964, aveva espresso appunto l'opinione che diversi attori del gruppo di intervento non avessero per nulla gradito che la Olivetti offrisse condizioni di lavoro, salari, servizi sociali migliori, unitamente a una maggiore libertà d'azione sindacale. Quindi, rispetto alla cessione a General Electric, secondo Gallino, gli investimenti necessari per sostenere la divisione elettronica sarebbero stati tutt'altro che spropositati, come fu detto, e sicuramente non erano il neo di cui parlava Valletta da estirpare dal cuore dell'azienda. Quello che mancò in realtà fu la capacità di vedere l'importanza che l'informatica avrebbe assunto nella produzione, nel lavoro, nella ricerca, in tutta l'organizzazione sociale. È necessario peraltro ribadire nella vicenda che Adriano prima e il figlio Roberto poi avevano percepito chiaramente la svolta che si sarebbe determinata col passaggio dai transistor ai circuiti integrati ai semiconduttori. A riprova di ciò, con il sostegno di Enrico Fermi, quindi non di uno qualsiasi, e in accordo con l'Università di Pisa, la Olivetti aveva costituito un'equipe di scienziati e specialisti che avrebbero realizzato appunto già nel 1959 il primo grande calcolatore italiano, sotto la guida dell'ingegnere italo-cinese Mario Chu, che morì peraltro tragicamente subito dopo la morte di Adriano nel 1960. Non è assolutamente inutile ricordare che con la sola opposizione di Nerio Nesi, direttore finanziario all'epoca della Olivetti, si decise di cedere il patrimonio informatica della Olivetti a General Electric e quindi il 75% delle attività furono cedute di questa divisione elettronica, allontanando per sempre dall'Italia la produzione dei grandi computer. Ritornando a questo punto alla bella storia di Camillo e di Adriano, che non avevano mai nascosto la comune e profonda sensibilità sociale e il desiderio di costruire una società più giusta ed evoluta, che doveva ispirarsi e formarsi ad una fabbrica umanizzata, tra virgolette, diverse da quelle dell'epoca, dobbiamo dire che prese le origini comunità di fabbrica, la componente sindacale del movimento politico, frutto degli studi e delle lunghe meditazioni che Adriano sviluppò nel suo esilio svizzero. Purtroppo ci fu, e c'è ancora qualche reduce, che definì il sindacato comunitario una sorta di sindacato giallo. Ma ciò non poteva essere, perché Adriano Olivetti non fu il classico padrone, perché sostanzialmente garantì un grande rilievo alle esigenze delle persone, alle loro attese di istruzione, di giustizia, di libertà,
favorendo sinceramente il loro coinvolgimento e il loro contributo. Oggi assistiamo, per la verità, da molto più tempo, a riflessioni storiche e a interviste che praticamente intendono testimoniare come c'è un grande rammarico nel non avere saputo cogliere il carattere straordinario della sperimentazione e delle intuizioni che si svilupparono in quegli anni. Personalmente mi ha fatto molto piacere negli ultimi tempi scoprire che, quasi come se si trattasse di uno sforzo catartico, anche coloro che avevano osteggiato l'azione di Adriano Olivetti e di Comunità di Fabbrica hanno sentito il bisogno di rivalutare quelle vicende uniche, svoltesi soprattutto nel Canavese. Attraverso convegni, libri, quaderni, articoli, filmati e chi più ne ha più ne metta. Si potrebbe quasi ripetere quel vecchio adagio: meglio tardi che mai, a condizione però di non mettere in discussione l'esatto svolgimento dei fatti, i ruoli che ognuno svolse in quelle fasi e la titolarità delle azioni. Facciamo un po' di storia sulla nascita di Comunità di Fabbrica. Stiamo parlando di una iniziativa in particolare che si sviluppò il 22 gennaio del 1955, quando un gruppo di lavoratori eporediesi e canavesani annunciò pubblicamente la costituzione della nuova associazione sindacale attraverso una dichiarazione ricca di contenuti. Questi lavoratori si erano riuniti per esaminare la situazione e per studiare delle nuove forme di lotta e di progresso sociale che risultassero sia nello spirito che nell'organizzazione più aderenti alle esigenze, agli interessi e alla democrazia attiva che i lavoratori hanno sempre esercitato nella società. Dopo la dichiarazione di nascita di Comunità di Fabbrica, sempre nello stesso 1955, bisognava rinnovare la commissione interna dello stabilimento ICO. E a quel punto si scatenò una fortissima reazione rispetto alla possibilità di presentazione di liste a cura di Comunità di Fabbrica e si tentò in tutti i modi di impedire la presentazione delle liste. Addirittura si arrivò al punto che si rese irreperibile la commissione elettorale, che avrebbe dovuto ricevere materialmente la consegna degli elenchi dei candidati e delle firme dei sottoscrittori. La commissione elettorale uscì fuori, ritornò in pista a termini scaduti, quindi in questo modo si pensava di aver regolato il conto con la nuova associazione sindacale. Ci furono grandi tensioni all'interno dello stabilimento, ci fu una grande eco anche in Piemonte e nel paese, tanto che la situazione si sbloccò grazie a un telegramma di Giuseppe Di Vittorio, allora segretario della CGIL, che, tra virgolette, legittima e saluta fraternamente l'avvento di Comunità di Fabbrica. La condizione per potersi presentare era quello di modificare l'appellativo dell'associazione sindacale e pertanto ci fu una conversione da Comunità di Fabbrica a Autonomia Aziendale. Dopo questo passaggio importante si svolsero le elezioni dei delegati e Autonomia Aziendale riuscì a conseguire il 41,50% dei voti, quindi superando di pochissimo, 41,50 contro 41,45, la CGIL, che era sempre stato di gran lunga il sindacato maggioritario. Seguiva la CISL con il 13,54% e praticamente scomparve
percentuali d'affezione la WIL, che raccolse solo l'1,71%, pagando un prezzo altissimo per la nascita di autonomia, in quanto molti iscritti e militanti della WIL erano confluiti in comunità prima e in autonomia aziendale dopo. Rapidamente, autonomia aziendale si estese anche fuori dalla Olivetti nel territorio del Canavese, in quelle che erano le fabbriche che andavano per la maggiore all'epoca. Stiamo parlando della Chation, stiamo parlando della Varzi e di tutta una serie di altre fabbriche. Il confronto con i sindacati tradizionali non sempre fu facile, c'erano indubbiamente delle marcate differenze. Ma queste emergevano soprattutto all'interno degli stabilimenti della Olivetti, mentre invece, per quanto riguarda gli altri luoghi di lavoro, si arrivò ad avere delle confluenze e dei riconoscimenti reciproci. È chiaro, è evidente che autonomia aziendale si alimentava del continuo confronto con il movimento politico di comunità, per cui laddove era prospero, era diffusa comunità, analogamente l'associazione collegata riusciva a svolgere un'azione di penetrazione e diffusione negli insediamenti produttivi. Ci furono una serie di conquiste, che peraltro furono poi festeggiate da tutte le organizzazioni sindacali, ma che possono essere ascritte anche all'attività specifica di autonomia aziendale. Parliamo in particolare, abbiamo fatto un accenno anche prima, alla conquista del sabato festivo e parliamo anche di un premio annuale che veniva concesso a tutte le maestranze sulla base di quelli che erano gli utili dell'azienda. Di gran lunga l'obiettivo più ambizioso, oserei dire rivoluzionario, era rappresentato dalla proposta di azionariato operaio. La proposta fu fortemente avversata per tutta una serie di motivi, comprensibili quelli degli azionisti Olivetti, e se vogliamo quelli della Confindustria spaventata da cotanta tracotanza. Un po' meno comprensibile l'opposizione da parte della CGIL e della CISL. In realtà la proposta era un sogno che era stato accarezzato a lungo da Adriano Olivetti, che nella sua concezione, nella sua idea di comunità, vedeva gli abitanti del territorio e i lavoratori della fabbrica partecipare assieme ed essere corresponsabili della distribuzione del benessere. Certo, la scomparsa di Adriano, avvenuta nel 1960, lasciò la richiesta senza una risposta precisa. D'altro canto, non dobbiamo mai dimenticare che Adriano Olivetti, anche se a capo dell'azienda, e anche se naturale, incontrastato continuatore dell'opera di Camillo, non era l'azionista che deteneva il pacchetto di maggioranza. Quindi si presentò uno scoglio di fatto insuperabile per la realizzazione di questo proposito, di questa proposta. I documenti dell'epoca sul versante sindacale non riportano la richiesta ufficiale di comunità di fabbrica. Questa però fu sottoscritta all'unanimità dalle commissioni interne, era partita il 28 aprile del 1958 e tutte queste cose che affermo trovano documentazione negli archivi della Camera Sindacale WIL del Canavese. Ed era partita con la proposta di partecipazione agli utili realizzati negli anni 57 e 58. Peraltro, Adriano Olivetti, cogliendo l'occasione del cinquantenario della fondazione della fabbrica, chiedeva l'emissione di azioni di godimento
in un numero che fosse pari a quello dei dipendenti in forza all'inizio del mese nel quale la ricorrenza cadeva. E chiedeva anche un corrispettivo, un valore non inferiore a una mensilità di retribuzione media, che derivasse dalla somma delle retribuzioni che venivano versate in un mese agli operai e agli impiegati dell'azienda. Quindi l'ammontare complessivo era dato da questa massa salariale diviso per il numero degli addetti. Secondo la richiesta, questa emissione si doveva ripetere ogni anno per un periodo da stabilirsi e addirittura l'accumulo di questa distribuzione avrebbe dovuto consentire ad ogni lavoratore di godere di un dividendo medio non inferiore al 5% di quello che era lo stipendio medio. E si trattava anche, qui c'era un'ulteriore punta di avanzamento del livello di partecipazione, si trattava anche di fare in modo che si ripetessero gli errori propri delle esperienze degli altri paesi, quindi proponeva appunto autonomia in concorso con Adriano di fare in modo che ci fosse anche l'istituzione di un consorzio che fosse composto da lavoratori azionisti ai quali assegnare l'amministrazione, la gestione e l'esercizio dei poteri, dei diritti acquisiti e in quanto tale anche di poter esprimere all'interno del consiglio di amministrazione una propria rappresentanza. Certo, sarebbe stato un bel balzo verso la comproprietà dell'azienda, ma i tempi non erano evidentemente maturi e dobbiamo dire purtroppo a distanza di 60 anni che non lo sono stati neanche i decenni successivi. Nella realtà, quel sogno, così possiamo definirlo, si trascinò fra vicende alterne e svanì del tutto con la morte di Adriano. Il discorso portò come anticipazione a un premio di partecipazione agli utili, che comunque nel luglio del 1958 garantì ad ogni dipendente la bella somma per allora di 22.000 lire. Il progetto di azionato operaio e la riduzione dell'orario di lavoro rappresentarono, se vogliamo, il momento più audace e significativo di quella complicità tra Adriano e comunità di fabbrica, la comune speranza di costruire qualcosa di innovativo al di là dei tradizionali concetti di capitalismo e di socialismo. Al di là di palesi convergenze innegabili e dell'indubbia attenzione e simpatia con la quale Adriano seguiva i progressi comunitari in altri ambienti di lavoro, è difficile individuare marcatamente nell'azione di autonomia il fatto che ci fosse un fiancheggiamento cosiddetto servile delle strategie padronali. Se la tutela dei lavoratori si poteva considerare più facile nel solco della tradizione olivettiana, è necessario puntualizzare e sottolineare che in molte altre aziende il confronto comunque di autonomia aziendale con gli imprenditori assieme alle altre organizzazioni confederali sicuramente, mancando, le premesse di complicità, si svolgeva anche in modo piuttosto duro, e serrato. Quindi, progressivamente gli atteggiamenti di ostilità nei confronti, di autonomia aziendale andarono mitigandosi. E, come abbiamo avuto modo di dire, ci furono numerose convergenze. Peraltro, testimoniati anche dai tanti volantini dell'epoca, come
cofirmati appunto dalle organizzazioni confederali e dall'autonomia aziendale. Nonostante quindi le contrapposizioni che erano spesso comunque pesanti all'interno degli stabilimenti Olivetti, autonomia aziendale e gli altri sindacati si trovarono spesso a lottare insieme per gli stessi obiettivi, in particolare nel canavese occidentale e negli stabilimenti della Eaton, di Rivarolo, oppure alla manifattura di Cornier, giusto per citarne due delle tante situazioni che si determinavano. La UIL, che era stata svuotata all'inizio del percorso di comunità di fabbrica, poi autonomia aziendale, progressivamente rientrò in gioco, soprattutto quando si rese necessario un apparentamento e non c'era neanche più la figura di Adriano Olivetti all'interno degli stabilimenti a dare la propria impronta. Quindi funzionarono molto le affinità indubbie, il terreno comune, la cultura comune, ma anche l'introduzione di criteri che progressivamente venivano avanti per essere considerato il sindacato rappresentativo e quindi poter partecipare ai rinnovi dei contratti di lavoro, accelerarono questo processo di avvicinamento alla Unione Italiana del Lavoro e addirittura poi assistiamo organicamente alla partecipazione dei delegati di autonomia aziendale, ma siamo già giunti al 1969, al congresso della UIL, sia quello nazionale che gli altri congressi ai vari stadi di organizzazione. Non dimentichiamo che oltre alla prematura morte di Adriano Olivetti, un colpo importante fu dato da uno strumento che tuttora ha una grande validità ed è una pietra miliare nello sviluppo dei diritti dei lavoratori, la legge 300 del 1970, perché proprio all'interno della legge 300 si andava a stabilire quali fossero i criteri per essere giudicati maggiormente rappresentativi e quindi avere titolo per rinnovare i contratti di lavoro, quindi convertire le istanze che provenivano da tutti i luoghi produttivi. Bisogna anche considerare che c'era anche una grossa esigenza, finita l'esperienza di comunità come movimento politico, ed era quella di riuscire a trasmettere i valori, le idee che c'erano all'interno del movimento e che erano stati anche sicuramente forgiati dall'elaborazione, ma anche dalle attività di Adriano Olivetti. Quindi possiamo dire con orgoglio che la UIL, che era stata al vertice del successo di autonomia aziendale con un prezzo altissimo pagato alle elezioni del 1955, fu la naturale risposta di destinazione all'atto in cui ci si pose il problema di non disperdere un patrimonio ideale importante e di trasferirlo appunto all'interno di un'organizzazione che durasse nel tempo. E non dimentichiamo che proprio quest'anno, quindi nel 2020, la UIL ha festeggiato il 5 marzo il proprio settantennale dall'uscita dalla grande CGIL, che ricordiamoci era il sindacato unico per coloro che poi diedero vita alla nuova CGIL, alla CISL
e alla Will stessa. In conclusione di questa testimonianza, mi preme ricordare come autonomia aziendale sia di fatto sopravvissuta, tra virgolette, fino al 1971, vale a dire 11 anni dopo la scomparsa di Adriano. E questa è la dimostrazione che svolse efficacemente il proprio compito sul versante sindacale, che aveva un buon radicamento nei luoghi di lavoro. Ancora quindi per molti anni fu di fatto l'unica testimonianza delle finalità che aveva tenacemente perseguito Adriano Olivetti e coloro che in lui avevano creduto e nei suoi progetti. L'intero gruppo dirigente della UIL piemontese considera tuttora un grande valore questa strada percorsa assieme a autonomia aziendale e ritiene anche che questo lungo percorso, che si è svolto appunto con vicende alterne e in periodi indubbiamente molto diversi, travagliati, è un percorso che può proseguire nella tradizione, nel solco di quello che per noi è il filone del riformismo. Un filone che riteniamo vincente perché si è dimostrato con i fatti che rispetto ai conservatori, che non cambierebbero mai nulla, e ai rivoluzionari, che aspettano sempre un momento per cambiare le cose, la strada del riformismo è l'unica che progressivamente può segnare nuove conquiste e nuovi obiettivi per quanto riguarda il paese, la classe operaia e tutti i ceti sociali che operano all'interno di questa nostra bella Italia.